fino a pochi anni fa io non avevo la vita, ma adesso ce l'ho la vita. Ho creato con le mie mani. Anche quelli che oggi stanno scappando, o con aereo, o con piedi, o con cavallo, o con la macchina, a loro mancano pace, un paese che non c'è guerra, il futuro puoi creare. Sono nato in Afghanistan, cresciuto tra virgolette lì, quasi da 10-11 anni che vivo in Italia. Quando sono uscito io dall'Afghanistan era 2008, per motivi guerra e sicurezza che non avevo lì, lavoravo, ho avuto delle problemi esattamente con quelli talebani che voi state vedendo oggi tramite media. Io quasi stesso problema avevo avuto 12 anni fa. La mia vita stava benissimo là, non bene, benissimo, mi trovavo benissimo, non mi mancava nulla tranne la sicurezza. E perché non avevo la sicurezza e cercavo la mia, rischiavo la mia vita, per questo motivo mi sono uscito di là, per andare dove non lo so, dove posso sopravvivere. Girato il mezzo mondo quasi e mi sono finito qua. Per caso o per il destino qua in Italia, in Puglia. Quando sono arrivato a Bari, sinceramente dormivo mezza strada, Quando? 2009-2010. E dopo da quelle mezza strada dormivo, ho chiesto per accoglienza dal governo d'Italia, dalla Puglia. In Afghanistan, tranne informatica, non facevo più nulla. Perché quello era il mio mestiere, e altro neanche mi piaceva, qualcos'altro che mi potevo fare. Nemmeno potevo pensare che un giorno farò qualcos'altro, tranne informatica. Purtroppo, per fortuna, qua ho fatto tutto di più a lavorare in campagna, a zappare. Preferivo sopravvivere così, guadagnando da quel lavoro, da quel sudore, che non stare sopra le spalle del governo, non in Italia, nemmeno da altra parte del mondo. Poi, ho fatto un salto di qualità, diventato aiuto cuoco e poi sono diventato cuoco e poi anche adesso faccio cuoco, aiuto cuoco e faccio mediatore culturale. Perché ha deciso di rimanere nell'anonimato? Mi piacerebbe tanto usare il mio nome e cognome, stare davanti alla telecamera perché i miei fratelli, sorelle, i miei genitori, tutti vivono là in Afghanistan. È rischioso per loro se vedono ha un figlio che vive in Stati Uniti o Europa o che non è un paese musulmano o non è in Afghanistan. C'è un rischio che pensano che io sono spia europee e i miei familiari mi aiutano per poter passare notizie di là a qua. I miei fratelli sono usciti via, sono andati via per salvarsi la vita, ma adesso non so la sua casa chi è, chi vive, chi l'ha preso, chi ha potere può prendere quelle che vuole. La mia madre ha lasciato sua casa e se n'è andata in montagna, non riesco a sentire con loro, quando c'è guerra non c'è neanche campo, ogni tanto c'è campo, parliamo, ogni tanto no. Con due miei fratelli che sono spostati a una figlia non so dove stanno. E che questo problema, se non sbaglio, può darsi anche 2 mesi che noi avevamo. C'erano bombardamenti, missili dai talebani che arrivavano sopra delle case, persone civili. Cosa ti dicono ora? Sono cosa? Quelle dei miei parenti che riesco a sentire, l'unica cosa che dicono loro è che per fortuna che tu sei salvo, a noi non sappiamo che cosa può succedere, che è vero. Sono delle persone, i miei vicini, i nostri vicini là. Sono andate a dormire la notte, diciamo verso le 10, 11 della sera, ma il giorno dopo arrivate un missile proprio nella loro casa. E loro casa si trova, se non ne sbaglio, 50 metri da dove sono nato io e dove viveva mia madre. Quel missile poteva arrivare nella mia casa, dove vive mia sorella, dove vive mia madre. Se non sei uno che lavora per i talebani, tu non sei proprietario di quelle che hai, se è la macchina, se è la casa, se è il locale, qualsiasi cosa.
Proprio oggi il mio nipote mi ha inviato un video con un ragazzo che aveva uno smartphone. Hanno rotto su smartphone. Ovviamente nel 2008, quando sono arrivato io, alcuni italiani o non italiani, raccontavo perché io sono ingegnere informatico, lavoro con computer, lavoro con internet, lavoro con internet mondiale per tutto il mondo. Mi dicevano: qual è il problema? Lavorare questo, ma qual è il problema? È una cosa normale. Per te è normale, ma per i talebani non è normale. Un talebano che non vogliono vedere una televisione, non vogliono vedere che tu stai utilizzando un smartphone. Avere un tablet o un computer PC collegato nell'internet nel 2008-2007, che cosa poteva creare? Stessa storia è successa 20 anni fa proprio con i talebani, ma oggi sta succedendo ancora. Quello che voi sentite qua in Europa è 5%. Può dar 8%, può dar sotto 10% di quello che sta succedendo là. Invece io vedo delle cose che neanche riesco a far vedere ai miei amici intimi, perché a me mi mandano direttamente loro. Quelle che noi vediamo qua in televisione è una cosa percentuale pochissima. Quelle che sta succedendo da oggi, da anni e anni fa là, sono delle cose che a voi non avete coraggio a guardare che cosa sta succedendo. Voi vedete soltanto Kabul, capitale dell'Afghanistan, non vedete le città più piccole, i paesini, i villaggi. Che massacro che stanno facendo. E io ce l'ho delle prove, ma vi posso far vedere, anche adesso ce l'ho nel mio telefono, ma una cosa che è scioccante, non potete guardare.